Oltre alla Corsa, il podcast di Swivair è giunto alla sua seconda stagione. Abbiamo creato questo spazio per confrontarci parlando di corridori e corse, gioie e dolori, beffe e trionfi, e lo faremo come piace a noi e come crediamo possa piacere a voi che ci ascoltate, portando avanti questo scambio di idee e opinioni sempre alla nostra maniera, tra l'approfondimento e la leggerezza, il romanzato e il racconto giornalistico. Ascoltatrici e ascoltatori, in questa prima puntata della seconda stagione di Oltre la Corsa, il podcast di Swivair. Questa seconda stagione sarà ricca di novità, innanzitutto un piccolo cambio nel cast rispetto al 2019, infatti almeno per questo episodio, poi chissà, vedremo, sarò io, ovvero Alessandro Utieri, a condurre e incalzerò di temi e domande quelli che poi saranno i veri protagonisti di questo podcast. Luca Saugo, ciao Luca. Ciao a tutti. Alberico Faroldi, ciao Albino. Ciao a tutti, bentrovati. E Davide Bernardini, ciao Davide. Ciao ragazzi, buonasera. Il piatto principale di questa puntata sarà il ciclocross, in particolar modo il mondiale di Dübendorf dei prossimi giorni. Avremo gli interventi di Daniele Pontoni, Alice Maria Arzuffi ed Eva Lechner, protagonisti del passato e del presente del ciclocross italiano e mondiale, e che ringraziamo per la disponibilità. E soprattutto avremo gli interventi dei nostri due esperti in materia, ovvero Luca e Albino, che ci diranno un po' le loro sensazioni in vista delle prove iridate. Ma per iniziare aprirei prima una parentesi sulla strada. Siamo a gennaio, che come disse tempo fa qualcuno, ovvero Albino, è poco meno o poco più del calcio agostano, ma proprio come il calcio d'agosto qualcosa di interessante comunque ci ha lasciato. O almeno così vogliamo credere noi, che bastano poche settimane per andare in astinenza da corse su strada. Davide, a te la parola, raccontaci qualcosa su queste prime corse che abbiamo visto in questo mese di gennaio. Allora, direi che per quanto riguarda la strada, la questione si riduce sostanzialmente a due prove, ovvero la Tropicale a Missabongo e il più importante, tra virgolette, Tour Down Under. Per quanto riguarda la Vuelta a San Juan, nel momento in cui stiamo registrando si è corsa soltanto la prima tappa e ha vinto in volata Rudy Barbier su Manuel Belletti, e da segnalare purtroppo l'ennesimo scempio per quanto riguarda il pubblico, dato che uno spettatore si è intromesso un po' troppo nella carreggiata, ha toccato il manubrio di un corridore ed ha creato un bel mucchio di corridori che, insomma, alcuni purtroppo si sono fatti anche male. È rimasto coinvolto tra gli altri anche Remco e Evenepoel. La prima vittoria stagionale italiana l'ha messa a segno Luca Pascioni alla Vuelta al Tascira. Luca Pascioni, che appunto fino allo scorso anno correva per la squadra di Luca Scinto ed Angelo Citracca, mentre quest'anno è tornato alla corte di Gianni Savio. Un'altra vittoria italiana è arrivata alla Tropicale a Missabongo e l'ha messa a segno Attilio Viviani, fratello di Elia, che appunto da quest'anno ha il dovere di scrollarsi di dosso l'etichetta fratello di Elia Viviani, anche se forse a volte siamo noi addetti ai lavori a metterle un po' queste etichette. Attilio Viviani, che appunto corre insieme ad Elia nella Cofidis e che si era già messo in luce comunque lo scorso anno, vincendo al debutto da stagista con la maglia della Cofidis, conquistando appunto la Chalcels, che è una corsa, diciamo, secondaria ma estremamente affascinante del calendario belga. Per quanto riguarda invece il Tour Down Under, la classifica generale è andata a Richie Porte, che a differenza delle ultime stagioni non ha trionfato sulla salita di Old Willunga Hill, dove è stato anticipato da Matthew Holmes. Poi avremo modo di approfondire un po' la figura, questo personaggio, ma ha vinto appunto la terza tappa di Paracomb e è andato in maglia di leader e da quel momento non l'ha più persa. Anche l'Italia comunque direi che ha brillato, che si è difesa molto bene. Una tappa l'ha conquistata Giacomo Nizzolo, che in quell'occasione ha anticipato il buon Simone Consonni. Elia Viviani purtroppo non è riuscito ad esprimersi al meglio, in quanto una brutta caduta ha rischiato quasi di farlo ritirare, e se è arrivato in fondo alla corsa, diciamo, è per merito suo, per merito della sua testa, della sua caparbietà, perché veramente le conseguenze, vedendo le foto, non devono essere state leggere.
Segnaliamo anche un buon Diego Ulissi, un Ulissi che ha sempre avuto un discreto feeling con la breve corsa a tappe australiana, concluso al secondo posto della classifica generale. E per il resto, diciamo, hanno brillato quei nomi un po' che erano attesi già alla vigilia. Ha brillato Caleb Ewan, probabilmente in questo momento il velocista più in forma e più forte. Una tappa l'ha vinta anche Sam Bennett, che si è trasferito alla Deceuninck Quick-Step dopo, diciamo, mesi della scorsa stagione in cui non si capiva bene se si sarebbe poi trasferito alla Quick-Step, se sarebbe rimasto alla Boransgrohe. Ed ecco, diciamo, la prima corsa del World Tour 2020 è andata, però il World Tour non si ferma, in quanto nel prossimo fine settimana, sempre sul suolo australiano, verrà corsa la Cadel Evans Great Ocean Road Race, prima che appunto il calendario si sposti prima in Sud America, poi negli Emirati Arabi, per poi tornare, diciamo, in Europa. Davide, senti una cosa, visto che hai nominato Consonni, io ti chiedo, visto che di Consonni ne avevamo parlato, ricordo già, proprio mi sembra il primo episodio del nostro podcast lo scorso anno, e ci aspettavamo una stagione brillante da parte sua già nel 2019, e mentre lo abbiamo ritrovato poi a fine stagione con diversi piazzamenti, ma probabilmente ancora gli sta mancando quel salto di qualità per ottenere vittoria, anche perché poi parliamo di un corridore estremamente veloce, anche abbastanza duttile, però ancora appunto fermo a quota un successo, una gara, insomma una tappa del Giro di Slovenia, qualcosa di simile. Secondo te, questa stagione cosa potrà riservare a Consonni, tenendo conto che molto probabilmente farà un calendario simile a quello di Elia Viviani, quindi sarà molto probabilmente il suo pesce pilota e poi soprattutto il suo focus sarà verso Tokyo 2020. Tu cosa ti aspetti da Consonni? Ti aspetti un salto di qualità rispetto a quello che avevamo visto quando comunque era giovane? O è questo corridore qui, che poi è un bel corridore, comunque? Ma io credo sinceramente che Consonni valga molto di più di quello che dicono i tanti risultati e i tanti piazzamenti, ovvero probabilmente meriterebbe di avere molte più vittorie di quelle che poi effettivamente ha conquistato. Sicuramente il 2020 sarà una stagione chiave, bisognerà vedere appunto il calendario su strada che farà e con che, diciamo, aspettative, dato che, come dicevi giustamente tu, la sua sarà un'estate calda, data appunto la presenza delle Olimpiadi. Sicuramente trarrà vantaggio dalla presenza di Elia Viviani. Elia Viviani è un corridore che è arrivato alla ribalta, forse un po', anzi senza forse, è arrivato più tardi rispetto a molti altri colleghi, ma in gruppo se ne fa un gran parlare. Tutti parlano della sua professionalità, della sua meticolosità, della sua ambizione. E io penso che Consonni possa trarre soltanto vantaggio dalla presenza di Elia Viviani. In più, la Cofidis probabilmente gli garantisce una libertà che in UAE non sempre avrebbe potuto avere, in quanto, quantomeno a livello di organico di nomi, la UAE è sicuramente una squadra superiore alla Cofidis. Poi, comunque, come abbiamo visto, anche la UAE non è che abbia raccolto proprio tanto per i nomi che ha. Comunque, ecco, ritornando alla sua domanda, sì, mi aspetto molto da Consonni e credo che, oltre a essere questa una stagione molto importante, sia già pronto per cogliere qualche successo parziale o in una semiclassica che ora non è arrivato. Un'altra cosa che invece volevo chiederti, secondo te invece il successo di Nizzolo, che ha portato subito la vittoria alla NTT, l'anno scorso come Dimension Data, è stata indubbiamente una delle squadre peggiori tra le World Tour, se secondo te può essere l'alba di una stagione diversa da parte della squadra sudafricana, una squadra che poi ha anche al suo interno diversi corridori italiani, tra cui insomma uno che qui parliamo spesso, ovvero Samuele Battistella, o se può essere solo un fuoco di paglia?
Ma allora, il roster della NTT, è sempre, diciamo, capitanato, o meglio rappresentato da corridori, mi vengono in mente Edvald Boasson Hagen, Mikael Valgren, che sono degli ottimi corridori, dei bei corridori, ma purtroppo un po' scostanti, non del tutto affidabili. Nelle ultime stagioni Boasson Hagen, se non ricordo male, ha alternato una buona stagione a una stagione successiva quantomeno rivedibile. È sicuramente del World Tour una delle formazioni, se vogliamo, anche più interessanti per la varietà di nomi che ha al suo interno, ma oggettivamente un po' meno fornite, appunto un po' troppo altalenante forse. Sicuramente da una situazione del genere un corridore come Samuele Battistella, può trarne vantaggio, in quanto abbiamo già visto il valore, conosciamo bene il valore del ragazzo. Arriva comunque con delle responsabilità non da poco, perché è il campione under 23 in carica, il campione del mondo in carica, però appunto questa presenza, questa assenza per meglio dire di tanti capitani può probabilmente lasciarlo un po' più libero fin da subito, senza dimenticare che comunque anche qualche corridore, qualche compagno di squadra abbastanza stagionato dal quale imparare bene il mestiere, però ecco, non mi aspetto una stagione clamorosa da parte della NTT, è anche vero però, come dicevo in apertura, che ci si può aspettare tutto e di nulla e tutto e nulla da corridori come Boasson Hagen, Valgren o anche Viktor Kampenaerts, ecco. E poi questa in teoria dovrebbe essere la stagione buona di Valgren, se è vero che fa una buona e una meno buona. E invece una domanda per Luca. Allora, l'altro giorno ho letto un Twitter che avevi scritto tu, che mi aveva interessante, insomma, uno spunto interessante, ovvero tu hai scritto la mediocrità riguardo al Tour Down Under. La mediocrità di certi eventi che girano nel ciclismo contemporaneo mi fa veramente cadere le braccia, sanno correre solo in un modo. Sono stati là a fine meno due ad aspettare lo scatto di Port, ma cosa pretendevano? Mitchelton e Ineos veramente oscene, io davvero non mi capacito. La Ineos con due uomini in classifica più Sivakov a 35 secondi, gli altri con oltre a Impey anche Yates ed Hamilton in top 10. Cosa devono fare secondo te? Perché questi tatticismi anche in una corsa come il Tour Down Under? E cosa ne pensi poi anche del Tour Down Under? Allora, partiamo dal presupposto che il Tour Down Under mi fa venire voglia di cavarmi gli occhi ogni volta che lo guardo e purtroppo devo guardarlo per lavoro. Ma ci sono corse molto più belle da quelle parti là, eh. È tipo sempre su Twitter, se qualcuno vuole cercarmi, dato che sono arrivato fino a 130 follower adesso, basta che cerchi il mio nome. Mettevo i video del Tour of Southland, che è una gara che si svolge a novembre in Nuova Zelanda, dove quest'anno è stato protagonista un ragazzo classe 2000 molto interessante che fa strada e pista, che si chiama Corbin Strong, e parleremo nelle prossime puntate. E c'erano proprio i video di questa corsa che li ho trovati su YouTube, 30 minuti di sintesi, quindi è una roba bella, e qui facendo delle salite veramente fighe, non quella roba che presenta il Down Under. Quindi, partendo dal suo presupposto Down Under, mi piace Terra, ma già per dire l'Herald Sun, che è la corsa che si terrà in Australia settimana prossima, mi piace molto di più. Sulla corsa, appunto, quello che ho detto su Twitter, quello è, cioè, la Mitchelton Scott aveva Impey primo in maglia ocra, aveva Simon Yates da vicinissimo e aveva anche Lucas Hamilton a 25 secondi, erano tutti e tre in top 10 prima della tappa di Willunga. Tra l'altro aveva anche la squadra, poi per non far fare i gregari a quei tre là, perché per dire Cameron Meyer, che ha vinto il titolo australiano 2 settimane fa, sta andando molto forte, poteva benissimo lavorare Cameron Meyer per gli altri tutti e tre dividersi i gradi di capitano. La Ineos, la stessa roba, aveva Van Baarle, aveva Rohan Dennis e aveva Sivakov ancora. Allora, già nella penultima tappa, quella di Victor Harbour, la Mitchelton ha fatto il forcing in salita, sono rimasti sostanzialmente in 6 davanti, si era staccato anche George Bennett, era rimasto Richie Porte, Hamilton, Lucas Hamilton, Daryl Impey, Simon Yates, quindi 3 Mitchelton, Dylan Van Baarle, Rohan Dennis e 2 Ineos, quindi erano tutti contro Porte. Tutti contro Porte, finita la salita, cosa si sono messi a fare? Potevano fermarsi e scattare, no, uno a testa, cioè parte Hamilton, parte Impey, vabbè Impey no perché aveva la maglia, quindi Impey resta su Port e lì intanto partono Hamilton e Van Baarle insieme per dire e Port deve andare a chiudere, poi magari partono Dennis e Yates e Port deve di nuovo andare a chiudere, quindi lo mettevi in mezzo e gli facevi far fatica.
Però lì dici c'era comunque il gruppo dietro quei velocisti, avevamo paura che potesse concludersi il tutto con un nulla di fatto, quindi dici vabbè, passiamola. Però nell'ultima tappa, tra l'altro davanti fuga di 26 atleti con dentro corridori di tutte le squadre, per dire, le Ineos aveva Rowe, che è un bel passista, insomma, se tu attacchi sul penultimo passaggio sulla Will Lungale e davanti poi hai Rowe che ti fa il passo in quel tratto di pianura, è anche un bel vantaggio, no? Comunque arrivano i piedi del penultimo passaggio, perché poi sono due, quindi del primo passaggio sulla Will Lungale. Tra l'altro in salita parte Luis Leon Sanchez che ha davanti Boaro. Tu squadra che hai tre uomini in classifica, vedi che parte Luis Leon Sanchez che ha davanti un gregario, tu stesso hai davanti un gregario, cosa dovresti fare? Dovresti mandargli dietro un uomo, perché comunque la Trek non è che fosse uno squadrone fortissimo e si poteva mettere in mezzo a porta e si poteva metterlo in difficoltà e si poteva provare a vincere la corsa variando un attimo sullo spartito e attaccando da, tra virgolette, lontano, perché comunque erano a 25 km dall'arrivo. Poteva farlo la Mitchelton, poteva farlo anche la Ineos, cosa ti costa? Prendi e parti, no? Cioè, anche perché non è che tu a Luis Leon Sanchez quando parte in salita gli mandi dietro Impey, tieni Impey sulle ruote di Port, puoi tenere anche un altro uomo sulle ruote di Port, perché potevi tenere anche Simon Yates e mandargli dietro Hamilton, e se la Trek ti andava a riprendere Hamilton partivi di nuovo con Yates, cioè veramente avevi tante frecce e potevi giocartela in mille modi questa corsa. Quello che ha fatto la Mitchelton e allo stesso tempo anche la Ineos, perché appunto anche la Ineos aveva tre frecce, non è stato giocarsela male, è stato semplicemente non giocarsela, perché sono rimasti tutti là e hanno aspettato lo scatto di Richie Porte su una salita dove Richie Porte ha sempre staccato tutti dal 2014 a oggi. L'unica speranza della Mitchelton era che Porte non guadagnasse gli abbuoni e proprio hanno lasciato andare via una fuga di 26 uomini. Sì, però a Porte gli bastavano 2 secondi per su Impey per vincere la corsa, quindi non è che avesse bisogno di abbuoni, voglio dire, gli bastava staccarlo come ha sempre fatto. L'anno scorso Impey, per la verità, andò a riprendere Port, però chiaramente è stato un po' un unicum. Non è che puoi giocartela di nuovo e sperare che ci sia qualcuno che riesce nel finale della tappa ad andare a riprendere Port su una salita dove dal 2014 a oggi Port ha sempre staccato tutti. Purtroppo questo è un modo di correre di quelle squadre lì, tra l'altro Ineos e Mitchelton, che vediamo spessissimo, cioè sono due squadre che sanno correre e corrono quasi sempre in un modo solo, a parte la Mitchelton quando ogni tanto ha qualche lampo Simon Yates, ma è più una roba di Simon Yates che non una roba della Mitchelton. Cioè, non so, vi ricordate il giro 2017 come lo interpretò Adam Yates nella tappa in cui Kruijswijk, la tappa del col doppio Stelvio, Kruijswijk che era in top 10 attacca Yates che era la posizione dietro, che erano decimo e nono adesso più o meno, o non ottavo, insomma giù di lì. Yates invece che andare lì dietro e provare ad andare via con Kruijswijk e guadagnare qualcosa, perché magari c'era anche la possibilità di far quello, d'altronde Kruijswijk poi è stato ripreso sulla salita finale poco prima di Landa, no, cosa fanno? Lasciano andare via Kruijswijk e si mettono a tirare, quindi loro corrono sempre in gruppo fino agli ultimissimi chilometri, però questa è una strategia che paga, come paga anche per la Ineos quando magari hai Bernal, quando hai Froome, quando è il miglior Simon Yates. Quando il più forte in salita è un tuo avversario, devi cambiare qualcosa, devi variare sullo spartito. Io posso capire che se stai correndo il Tour de France, se stai correndo il Giro d'Italia, dici vabbè, mi accontento anche del secondo posto, vabbè, ho tre uomini in classifica, mi accontento di fare secondo, quinto e ottavo, poniamo il caso. Però già se hai tre uomini in classifica del Giro d'Italia, pretendo che tu te lo giochi come te lo si gioca quando si ha tre uomini in classifica. Però non al Tour Down Under. Ma sì, cioè è la cosa più oscena, è che appunto sei al Tour Down Under, tre uomini in classifica, cosa hai da perdere? Niente. E la cosa bella è che poi è tornato indietro tutto quanto, perché Ineos non ha fatto podio, ha fatto quarto e quinto con lo stesso tempo di Getske e Ulissi che hanno fatto terzo e secondo. E la Mitchelton non ha neanche fatto top 5, cioè, quindi tu hai corso di rimessa per tutta la tappa quando potevi inventarti qualsiasi cosa, e alla fine cosa ci hai portato a casa? Niente, ti è andata malissimo. Il problema appunto è che queste cose nel ciclismo contemporaneo, soprattutto nel ciclismo delle corse a tappe,
le vediamo sempre più spesso e danno vita a corse brutte. Cioè già il Tour Down Under di per sé è una corsa dei contenuti tecnici molto scarsi, se poi tu me la interpreti così male mi fai vedere una schifezza. A me basta anche la voglia di guardarlo, poi purtroppo dovevo fare la cronaca di quella tappa lì, della tappa della Willunga, quindi me la sono dovuta vedere, ma altrimenti il sabato alle 5 della mattina farei tutt'altro piuttosto che guardarmi Tour Down Under, onestamente. Sì, beh, io dormirei a quell'ora. Comunque, quindi dopo 6 vittorie consecutive di Richie Porte su Willunga Hill, abbiamo avuto un successo a sorpresa di uno che una volta sarebbe stato definito un carneade, e Albino ha vinto quest'ale Matthew Holmes. Ci vuoi raccontare qualcosa di questo ragazzo inglese? Sì, un po' voglio. Intanto cominciamo dicendo che non è un carneade, perché chi ha seguito il calendario nazionale britannico, e non solo, ma lo vedremo tra poco, si è accorto delle qualità di questo ragazzo, che ha avuto la stagione della sua consacrazione l'anno scorso, nel 2019, con la vittoria del National Road Series, il circuito che raggruppa le gare del calendario nazionale britannico, tra l'altro davanti in un curioso intreccio a James Shaw, che è stato un corridore della squadra in cui adesso Matthew Holmes milita, cioè la Lotto Soudal. Ho detto il calendario nazionale britannico non so perché nel 2017 già si era messo in luce al Tour of Yorkshire vinto da Sergio Powers quell'anno, e lui concluse al quinto posto e poi ha ripetuto il piazzamento in top 10 al Tour of Yorkshire proprio l'anno scorso, e aggiunto anche nel finale di stagione il simbolico riconoscimento di primo corridore britannico nella classifica generale, appunto, del Tour of Britain. È un ragazzo che è esploso tardi, un late bloomer direbbero nel suo paese, ha qualità di scalatore puncher, anche se per sua stessa missione non ha mai fatto in vita sua una salita più lunga di 5 o 6 km. Comunque nella sua testa è ben chiaro che il suo ruolo sarà quello del gregario, però credo che potremo vederlo ancora all'opera in qualche fuga e, perché no, ripetere anche il successo di Willunga Hill. Tra l'altro un successo clamoroso, perché è andato a interrompere il legame più stretto tra un corridore e una salita che c'è nel ciclismo contemporaneo. Passiamo invece in questa seconda parte del nostro podcast a quello che abbiamo definito poi come piatto principale della prima puntata. Introduciamo l'argomento sul ciclocross andando ad ascoltare i contributi che ci hanno mandato Pontoni, Lechner e Arzuffi. A Pontoni abbiamo chiesto una sua impressione sul tracciato, sull'ambizione della pattuglia azzurra, e poi se c'è un modo per fermare Van der Poel nella prova in linea Elite, che sarà poi il clou della manifestazione, che chiuderà la manifestazione domenica. Ad Arzuffi e Lechner abbiamo chiesto anche loro un parere sul tracciato e le loro sensazioni in vista della prova che le vedrà impegnate domenica. Premetto che il percorso del mondiale non l'ho visto, ma per quanto mi sono informato si troverà un terreno poco tecnico e con molti, molti tratti artificiali, quindi anche piatto, siamo in un campo militare, in una ex base aerea, una base aerea, quindi ci sarà solamente qualche terrapieno che i corridori affronteranno un paio di volte in andata e ritorno, e comunque 5 ponti con 4 rampe abbastanza impegnative, di cui una scala da fare a piedi. Quindi io ritengo sia adatto a dei corridori potenti. Starei attento ai tatticismi di team più che ai tatticismi delle nazionali. Ecco, questo potrebbero essere una variante che può indirizzare un mondiale da una parte o dall'altra, ma soprattutto nelle categorie più dei più grandi. Il tracciato è abbastanza facile vederlo così. L'unica cosa che adesso può renderlo un po' più impegnativo sono le condizioni meteo, che vedo
dalle previsioni che potrebbe esserci un'ultima settimana con un po' d'acqua, quindi questo potrebbe far trovare il percorso un po' più tecnico, soprattutto in alcuni tratti dove ci sono i tratti un po' più vallonati. La nostra nazionale poi si presenta con alcune punte, direi negli under 23, Jacob Dorigoni è la nostra punta di diamante in questa categoria. Tra le donne Open c'è Eva Lechner e Alice Arzuffi che già hanno fatto vedere nelle prove di Coppa del Mondo e Super Prestige che possono essere là davanti a giocarsela. E gli juniores, anche quelli possono figurare tutti perché è una categoria dove tutti i ragazzi possono far bene, come nelle under 23 donne, la Francesca Baroni. Ecco, dei miei corridori non parlo per scaramanzia, però non so quanti ne avrò ancora, comunque quelli che ci saranno. Spero si facciano ben valere e c'è curiosità chiaramente per questo primo mondiale delle juniores donne che tutti seguiremo con estrema, diciamo, curiosità e simpatia per questa nuova entrata di questa categoria. Van der Poel come si batte? Van der Poel si batte magari la cosa più semplice sarebbe non farlo partire, che è difficile da battere, in questi ultimi 2 anni l'abbiamo visto, è quasi quasi imbattibile. Poi gli è mancato il suo avversario principale quest'anno, Van Aert, quindi per lui le cose sono state ancora più facili. Isarbit lo ritengo su un tracciato del genere, purtroppo non adatto, ma potrebbe essere un corridore da podio, come ritengo da podio anche Van Aert, potrebbe essere già un buon punto d'arrivo per lui, anche se ritengo che darà dello spettacolo a questo mondiale. Il percorso del campionato del mondo a Dubendorf quest'anno è un po' un punto di domanda ancora perché non abbiamo mai fatto gare su questo percorso, però per quello che si riesce a vedere dalla mappa e per quanto ho sentito dire sarà un percorso piatto, in cui verranno introdotti degli ostacoli artificiali, tra cui scale e ponti artificiali. A mio parere, le favorite sono principalmente le olandesi, ovvero vabbè, la mia compagna di squadra Annemarie Wurst, Céline del Carmen Alvarado e sicuramente anche Sanne Kant sarà lì a dar battaglia insieme a Lucinda Brand per conquistare la maglia iridata. Io purtroppo ho avuto un po' di sfortuna negli ultimi giorni perché ho preso una bronchite, quindi adesso mi sto curando al meglio e cercherò di arrivare nel modo migliore possibile, al campionato del mondo. In questo momento non riesco a pormi un preciso obiettivo di risultato perché attualmente non so quale sarà la mia condizione. Adesso inizio a valutare giorno per giorno e inizio a analizzare giorno per giorno le mie sensazioni. Sicuramente darò il meglio di me, perché comunque è sempre un onore vestire la maglia azzurra e soprattutto in una gara importante come il campionato del mondo. Allora, il percorso del mondiale purtroppo non ho ancora cioè non so, non ho idea di come sarà e l'unica cosa che so che è un po' piatto perché sarà su un vecchio aeroporto e per quello è abbastanza piatto e hanno aggiunto magari qualche collina sul fondo tipo come era l'europeo di Sivelle. E poi non so se quanto tecnico sarà, quante curve mettono e quanti rettilinei saranno, quello si vedrà poi settimana prossima, ma comunque sicuramente sarà un percorso molto veloce e spero proprio che sarà un po', cioè,
che sarà un po' di fango che verrà fuori, un percorso un po' più difficile, però vedremo, vedremo. E, le favorite sicuramente sono le olandesi, quelle che erano sempre lì davanti ultimamente, iniziando dalla Celine Alvarado, Annemarie Vos, poi Lucinda Brandt, Marianne Vos non corre, poi c'è comunque la campionessa del mondo in carica, Sanne Kant. E le americane Katie Compen, Katie Kiof, sì, sicuramente un po' di favorite. E la mia condizione fisica direi che è buona. Ho avuto un po' di problemi con l'influenza sia prima dell'italiano che dopo, e per quello sicuramente mi ha costato un po' di energia. E però in genere sto bene e spero che riesco a stare anche sana. E l'obiettivo sarà comunque di fare una bella gara e di dare il massimo, e poi cerchiamo di portare a casa il miglior risultato possibile. Bene, alla luce di quello che abbiamo ascoltato, intanto aggiungo rispetto a quello che dice Pontoni che dovrebbero essere stati quattro i convocati della sua squadra, della SDDP 6-6 Giant, ovvero Toneatti, Casasola, Nicole Pesse e Brian Olivo. Ma passo subito la parola a Luca e Albino che ci danno un parere su quello che abbiamo appena ascoltato e ci dicono la loro sul percorso, i favoriti, lo svolgimento, sulle gare di questo fine settimana sul Mondiale in Svizzera. Innanzitutto il percorso, si è parlato di percorso molto facile, ho visto qualche video, ci dovrebbe essere qualche salita, quindi probabilmente è già un po' più duro rispetto a quello degli europei di Silvelle. Dicono che ci sarà maltempo, quindi questo dovrebbe un po' inasprire la corsa, anche se me l'ha detto off-record Albino che non vuole dirlo pubblicamente e quindi mi espongo io. Teoricamente i terreni degli aeroporti, siccome questo percorso di Tubendorf è praticamente attorno a un aeroporto, dovrebbero assorbire bene l'acqua e quindi anche in caso di pioggia non dovrebbe essere particolarmente fangoso. Comunque, dal poco che ho visto, mi sembra un percorso adatto ad atleti che sanno rilanciare continuamente l'azione. Però sappiamo veramente pochissimo di questo circuito. C'è un video che hanno fatto quelli della Nazionale Svizzera, però si vede solo un tratto del percorso, che probabilmente è il tratto più duro, visto che ci sono salita. C'è un tratto in salita, poi giù dalla salita e poi un altro pezzo in salita, comunque saltelle brevi, salite da ciclocross, probabilmente hanno filmato solo quello perché vogliono farlo sembrare un po' più duro di quello che è. Ma parlando delle varie prove, inizio con la prima in assoluto, la prova delle donne juniores, come ha detto ovviamente Daniele Pontoni, viene inserita quest'anno, prima non si era mai fatta, sarà fatta una prova delle donne juniores agli europei Sivelle, vinta da Puk Pieterse, neerlandese, su Olivia Onesti, francese, su Shirin Van Arroy, sempre neerlandese. Onesti non sarà della partita e quindi non sembra poterci essere nessuno in grado di arrivare entro il minuto dalle due neerlandesi, che sono due fuoriclassi in erba, entrambe molto forti. Van Arroy andò male agli europei, però per la verità la favorita è lei, che quest'anno è arrivata diverse volte in top 10, sia in Coppa del Mondo sia in Super Prestige. Settimana scorsa, due settimane scorsa, due giorni fa, 2 o 3 giorni fa, ha fatto settima in Coppa del Mondo a Hoogereide contro tutte le migliori, tra l'altro facendo una gara in crescendo perché nell'ultimo giro stava andando a riprendere le più forti. Una ragazza che fa della corsa a piedi e della corsa in bici, però ha anche il suo forte, perché lei è campionessa nazionale neerlandese di duathlon, che è bicicletta e corsa a piedi, ma è anche campionessa europea juniores a cronometro su strada, quindi diciamo che ricorda un po' al femminile, dato che pedala anche in maniera veramente agile, un po' Wout van Aert. E l'altra invece, Pieterse, è una ragazza probabilmente superiore dal punto di vista tecnico, perché fa anche mountain bike, quest'anno appunto ha vinto i campionati europei, è arrivata in top 5 in Super Prestige a Diezem, comunque il miglior risultato stagionale per una juniores, anche se quel giorno Van Aert
era davanti a lei ed era là a giocarsi il podio. Poi ebbe un problema meccanico, una scena di dir poco drammatica, perché questo ha avuto un problema meccanico, è rientrata ai box, però non c'era qualcuno con la sua bicicletta, perché per adesso corrono in squadre minori, anche se il prossimo anno i top team se le sono già prese tutte e due, perché la Telenet, Valois Lions di Sven Nys è andata a prendersi Van Roy, invece Peter si andrà a correre all'Alpecin Phoenix con Van Der Poel, perché l'Alpecin Phoenix fa anche mountain bike. Tra le due Van Roy è leggermente favorita, anche perché ha vinto un paio di settimane fa il campionato nazionale neerlandese battendo proprio Peters in quel di Rupschen e dandole anche un distacco non contenutissimo, 20 secondi, la terza è arrivata a 2 minuti e 36 invece, quindi capite un po' quant'è la differenza tra queste due e il resto. Van Roy leggermente favorita, quella che sarà discriminante però sarà secondo me la superficie, cioè quanto sarà fangoso, perché quello che abbiamo visto, da quello che abbiamo visto quest'anno, Van Roy tende a soffrire un po' il terreno veramente pesante. Non a caso agli europei di Sivelle era favoritissima, ha piovuto tutta la notte, alla mattina io ero là, percorso pesantissimo, ha fatto solo terza. In Coppa del Mondo l'unica tappa in cui non è arrivata in top 10 è stata quella di Namur, in cui ha fatto 18esima, che era la gara famosa dove si sono scontrati Van Der Poel, Van Aert e Ton Aert in un duello epico, e c'era una fanga incredibile. Per quanto riguarda le altre, come detto, senza Olivia Onesti non c'è qualcuno che possa veramente competere con loro. Probabilmente le due favorite per il terzo gradino del podio sono la campionessa degli Stati Uniti Madika Namur e l'altra francese Lina Bourcuier. Per l'Italia qualche chance di top 10 con Carlotta Borello, Lucia Bramati, Nicole Pesse, che saranno le nostre tre rappresentanti. Però diciamo che ci sono anche altre ragazze che dovrebbero essere superiori alle nostre, come la britannica Anna Flynn, ad esempio, che è arrivata quarta agli europei di Sivelle, l'altra britannica Millie Cousens e anche le altre neerlandesi, che comunque non sono per niente scarse, ecco. Luca, scusami, ti interrompo un attimo, solo per dire che prima ho erroneamente detto che la gara Elite Donne è domenica, ma in realtà la gara Elite Donne è sabato pomeriggio. No, è sabato, sì. Sì, esatto, mentre appunto la gara di cui stai parlando tu sarà la gara proprio che aprirà il programma, sì. Sabato mattina alle ore 11. Alle 11, esatto. Per quanto riguarda invece gli uomini juniores, passo la palla ad Albino. La maglia ridata nella categoria uomini juniores ha un po' annunciato il suo nome, Thibaut Ness, che molto probabilmente riuscirà a compiere un passo che suo padre non era riuscito a fare, perché Sven non era così forte tra gli junior e per vincere la sua prima maglia ridata ha dovuto aspettare gli Under 23. Thibaut ha vinto ben 17 gare su 21, con delle serie di imbattibilità che sono arrivate anche a durare dei mesi. L'ultima è durata da metà novembre fino alla prova di Coppa del Mondo di Ogereide, dove ha perso a causa di qualche errore nell'ultimo giro, una caduta, e ha perso il pedale nello sprint finale. E comunque questo non scalfirà assolutamente la sua autostima, che è altissima, e come ha affermato alla televisione belga durante la ricognizione del percorso di Anversa, non può perdere e non perderà. Mi sbilancio in questa maniera, lo farebbe anche lui comunque. Per quanto riguarda le questioni di rincalzo, invece c'è ampia scelta, perché c'è lo svizzero Dario Lillo, che ha vinto ad Ogereide ed è stata una presenza assidua nelle posizioni nobili delle gare di Coppa del Mondo. C'è la pattuglia di corridori belgi, che sono veramente tutti dotati di grande talento, come Lennart Bellmans, Emil Westringe, Jente Mikkels, che nonostante l'aspetto da bambino di 8-9 anni, ha davvero tanta qualità e tanta forza. Poi ci sono i francesi come Lelandais, che è salito sul podio a Namur. C'è il nuovo annunciato fenomeno del ciclismo tedesco Marco Brenner, che torna al mondiale dopo aver corso molto poco nell'ultimo mese e mezzo.
bisognerà vedere qual è la sua condizione, anche perché il suo obiettivo principale resta sempre ben figurare su strada. E poi per quanto riguarda l'Italia abbiamo due ottime frecce al nostro arco come Agostinacchio e De Pretto. De Pretto è andato vicinissimo a battere Ness durante questa stagione, perché gli è arrivato praticamente in scia nella Coppa del Mondo di Tab, mentre Agostinacchio durante il periodo natalizio è dovuto entrare ben due volte in top 10 nelle gare di Coppa del Mondo di Namur e di Zolder. Agostinacchio è un primo anno come Lorenzo Masciarelli, ma soprattutto Agostinacchio ha dato prova di essere in possesso di grande talento, non solo confinato al ciclocross, è anche campione europeo di mountain bike eliminator, e cercherà anche lui di mantenere i piedi in due scarpe continuando la doppia attività. Mentre questa gara sarà quella che aprirà il programma domenica mattina alle 11. E invece proseguendo con la categoria Under 23, qual è il punto della situazione, Luca e Albino? Sì, allora diciamo che per quanto riguarda le donne mancherà Céline del Carmen Alvarado, perché partecipa alla gara delle professioniste, che sarebbe stata la strafavorita. In realtà probabilmente le due ragazze juniores di cui abbiamo parlato prima avessero partecipato alla prova Under 23 sarebbero state quantomeno da podio. La favorita probabilmente è la campionessa uscente Inge van der Heijden, che se la dovrà vedere. Comunque ha fatto una buona stagione van der Heijden, anche se un po' discontinua, con belle prestazioni sia in Coppa del Mondo che in Super Prestige e altre un po' più deludenti. Se la dovrà vedere con la britannica Anna Kay, che è arrivata seconda agli Europei di Sivelle, la francese Marion Norbert Riberol, terza agli Europei. Poi buone chance anche per un'altra neerlandese, Manon Bakker, e anche per la terza neerlandese, che è una ragazza molto interessante, che è Aniek van Alphen, che è una delle poche che salta le tavole in bicicletta. Quest'anno sovente si è ritrovata costretta a partire nelle posizioni di coda e quindi non ha fatto grandissimi risultati, però quando ha avuto modo di correre davanti si è messa in mostra, ad esempio era il St. Nicholas Cross, ha tenuto testa alla campionessa del mondo Sanne Kant fino alla fine. Un'altra ragazza molto interessante, l'ungherese Blanka Katalaski, anche lei nelle gare G2, queste un po' minori, si è sempre fatta vedere, ha tenuto bei risultati, anche qualche podio. L'Italia qui ha buone chance di quantomeno top 10, perché sia Francesca Baroni che la Ierlini sono già arrivati in top 10 agli Europei Silvelle, e sarà a casa sola. L'anno scorso era arrivato in top 10 agli Europei, anche se in giornata è una che può far molto bene. Albi, invece, la gara maschile? E gli Under 23 uomini sono la categoria senza padrone per eccellenza, categoria dove potrebbero esserci molte sorprese. Speriamo di approfittarne noi italiani con la, come ha detto giustamente, appunto, la punta di diamante della nostra selezione, cioè Jacob Dorigoni, che è anche secondo me quello con più speranze di medaglia, anche se ho potuto constatarlo di persona, può succedere tutto e il contrario di tutto. Sfido anche tra i swiver del ciclocross chi ha pronosticato Michael Crispin campione del mondo. Penso nessuno, penso manco Crispin stesso avrebbe pensato di vestire la maglia di campione europeo. Comunque, i genitori, non so, secondo me neanche loro, ha colto di sorpresa perfino loro. Comunque i nomi dei corridori che si sono messi in mostra maggiormente durante la stagione sono quelli dei padroni di casa: Kuhn, vincitore della classifica generale di Coppa del Mondo, e Loris Rouillet, che è compagno di squadra di Van der Poel nell'Alpes in Phoenix. Poi l'olandese Ryan Kamp, che invece corre per la Power Slingle, che recentemente ha cominciato a vincere e sembra che non si stia più fermando, fino ad arrivare a un altro corridore dell'Alpes in Phoenix come Antoine Benoit, e allo specialista dei mondiali, il britannico Ben Tullett, che
di solito in questo periodo dell'anno viene scongelato direttamente e lanciato verso un ottimo risultato alla rassegna iridata. L'ha fatto per 2 volte tra gli junior e sembra che lo possa fare anche nella categoria superiore. Una delle poche categorie, quella degli under 23, dove il Belgio non parte con speranze concrete di medaglia, nonostante corridori di buon valore come Kilic, Van de Putte, Kuipers e via dicendo, mentre sempre in casa britannica c'è un corridore molto talentuoso ma altrettanto discontinuo come Thomas Mayne, che è stato capace di arrivare a ridosso dei primi in una gara riservata agli elite come il cross montagnoso di Beringen, ma poi non ha dato quella continuità che ci si aspettava da lui, nonostante abbia ben figurato anche lui in diverse prove di Coppa del Mondo. Però potrebbe essere uno di quelli che in una categoria dove, ripeto, può succedere tutto e il contrario di tutto, trova il jolly della vita. Sì, diciamo che De Origoni è la punta di diamante, ci sono speranze di medaglia, però la concorrenza c'è concorrenza, pur non essendoci, diciamo, tra virgolette, dei belgi da vedere dei belgi a medaglia, però insomma è dura a finire sul podio. Diciamo che il brutto degli under 20, il brutto e il bello degli under 23 è proprio questo equilibrio. L'equilibrio è bello perché basta essere di poco superiore agli altri per vincere, ma basta anche essere di poco inferiori per poter dire addio a qualsiasi velleità di medaglie. È molto labile il confine tra il primo e il decimo posto. Chiudiamo allora con l'argomento mondiali con le 2 gare elite. La gara donne sarà in programma sabato alle 3, mentre come abbiamo detto la gara uomini poi chiuderà proprio il programma definitivo alle 2:30 domenica 2 febbraio. A voi. Sì, allora diciamo che la gara donne, come hanno detto Eva Lechner e Alicia Maria Arzuffi, verosimilmente sarà un discorso tra irlandesi. La più forte di tutte quante è Celinda El Carmen Alvarado, che ha vinto il campionato nazionale, è in testa al Super Prestige, è in testa al De Wever Zekerin Trofé, avrebbe vinto anche la Coppa del Mondo se non fosse caduta nel momento chiave domenica. Il suo problema è che deve arrivare da sola, perché se arriva in volata con Annemarie Wurst o con Lucinda Brand, le altre due grandi favorite, è battuta. Appunto, Wurst è la più veloce di tutte, probabilmente quella che può permettersi un arrivo anche a 3. Brand invece deve quantomeno staccare Wurst. Prima outsider, la campionessa del mondo Sanne Kant, che sta effettivamente crescendo un po' di condizione, però sembra un po' una lontana parente della Sanne Kant degli anni scorsi. Quest'anno ha vinto giusto qualche gara minore, contro le big non è mai riuscita a essere competitiva, salvo pochissime volte. Infatti ha vinto il campionato nazionale per le belga, ha vinto a Breden, ha vinto a Sint-Niklas e basta quest'anno Sanne Kant. Altra outsider, la campionessa d'Europa, sempre neerlandese, Yara Kastelin, che sta andando meno forte rispetto a quest'autunno, infatti è da un po' che non vince una gara. Per quanto concerne le azzurre, c'è il problema che sono dietro nel ranking UCI anche per colpa del fatto del regolamento no sense della Coppa del Mondo, per cui si parte in base a quelle che sono le posizioni in classifica e non a quelle che erano le posizioni dal ranking. Quindi loro hanno fatto brutte gare in Coppa del Mondo perché partivano dietro, e ora si trova indietro anche nel ranking. Lechner è 16esima, Arzuffi 18esima. Lechner ha fatto una bella gara in rimonta a Hoge Heide, quindi potrebbe, a meno di una super partenza, potrebbe, diciamo, puntare a una top 10, mentre Arzuffi, diciamo che essendo lei una che un po' soffre già di per sé la partenza, partendo così dietro, vedo difficile che possa fare un grande mondiale, anche se ovviamente mai dire mai, perché comunque prendo una ragazza che avrebbe le qualità per essere tranquillamente da top 10 e anche qualcosa in più. L'altro giorno a Hoge Heide in Coppa del Mondo abbiamo visto anche un'ottima Ivy Richards a livello delle migliori, e quindi lei potrebbe essere un'altra outsider pericolosa. Sarà anche un mondiale con grosse assenze, perché manca la Svizzera Jolanda Neff, che era la grande speranza dei padroni di casa, e soprattutto manca
Manca anche Denise Betsema, che è tornata dalla squalifica per doping settimana scorsa e ha fatto subito seconda a Zonnebeke, e soprattutto appunto manca Marianne Vos, che è la recordman di successi nella rassegna ridata di ciclocross, che sarebbe stata lì a giocarsela con le migliori ovviamente se avesse partecipato. Albi, per quanto riguarda invece la categoria degli uomini elite, io dovrei fare la parte di quello che dice: il mondiale non è una scienza esatta, altrimenti come ti spiegheresti che Ness ha due mondiali e Verbeek ne ha tre? Potrebbero succedere eventi soprannaturali del tipo che Van der Poel prende fuoco in una autocombustione spontanea o cade una tegola in testa, un aereo scambia la pista di Dubendorf per una pista di atterraggio. Credo che, pur con tutta la scaramanzia del mondo, Van der Poel si laureerà per la terza volta campione del mondo, mentre lascerà ai belgi, segnatamente dal mio punto di vista, Tonarts e Elisabeth, gli altri due posti. Io mi aspetto una gara prevedibile nel suo svolgimento, con un Van der Poel sornione che sceglie il momento adatto per attaccare, fa immediatamente il vuoto e i suoi avversari saranno lasciati lì con un pugno di mosche e a guardarsi e a giocarsi le due medaglie rimanenti, mentre sarà interessante da vedere la sfida nella sfida per quanto riguarda invece il primo non belga o olandese ad arrivare al traguardo. Qualche mese fa avrei detto che Pidcock avrebbe vinto sicuramente questa sfida nella sfida, però ultimamente non è che stia rubando l'occhio, e Meissen e Orts sono due che al mondiale sanno tirare fuori quel qualcosa in più. Chi invece si è tolto a priori da una battaglia per il primo non belga olandese al traguardo è il nostro Joël Bertolini, che non è stato neanche convocato. È una notizia che era preventivabile, ma che comunque lascia personalmente l'amaro in bocca per una carriera che poteva prendere tutt'altra piega dopo il sesto posto al mondiale di Valkenburg di ormai 2 anni fa. Ormai credo che possiamo parlare di una promessa appassita. Mentre Van Aert, non, come lo vedete, insomma, per in chiave medaglia? Credo che farà il cross migliore della sua stagione domenica, perché è un atleta che tira sempre fuori il meglio di sé nelle occasioni che contano, però ha fatto dire che gli manca qualcosa, non potrebbe essere altrimenti. È già un successo che sia qui al mondiale, cosa che non era affatto scontata, però gli manca almeno un 10-15 minuti di corsa. Questo è il cugino di Van Aert, che è talmente forte che comunque riesce a mettersi dietro tanti dei suoi connazionali e non solo, però secondo me non è così forte da aspirare a un posto sul podio. Sarei comunque contento che mi smentisse, assolutamente. Allora, per chiudere questo nostro primo episodio, io ho pensato di lanciare a sorpresa anche rispetto ai nostri, diciamo, tra virgolette, ospiti, un pronostico su quello che sarà poi la stagione, chiaramente un gioco, e quindi io vi chiedo chi saranno i vincitori di Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix, Liegi, Lombardia, Giro, Tour, Vuelta, Mondiali e Olimpiadi. Vai Davide. Allora, vediamo se me le ricordo tutte. Allora, Milano-Sanremo dico che non fanno il poggio, viene fuori una corsa veloce e la vince Caleb Ewan in volata. Giro delle Fiandre dico che Van der Poel arriva a scarico alle classiche, l'azzardo, dopo una stagione da sogno nel ciclocross, e al Giro delle Fiandre vince un redivivo Alexander Kristoff. Alla Parigi-Roubaix mi gioco la definitiva consacrazione di Jesper Stuyven, che un paio d'anni fa sembrava ormai lì lì e poi si è l'anno scorso un po' perso.
alla Liegi-Bastogne-Liegi, che se non sbaglio dovrebbe avere il suo arrivo come fu quello dell'anno scorso, nel giorno della vittoria di Fuglsang, quindi un finale un po' più facile. Mi gioco Michael Matthews, che in un'edizione più dura di qualche anno fa, se non sbaglio, arrivò ai piedi del podio. Poi arriviamo al Giro d'Italia e mi gioco la terza vittoria di Vincenzo Nibali, un po' scontato, ma ogni tanto facciamo gli italiani anche noi. Al Tour de France, mi piace pensare ad una quinta vittoria di Chris Froome, che già sta facendo i salti mortali per il coraggio che trova di fare certe dichiarazioni. Tanta gente alla sua età e col suo infortunio probabilmente si sarebbe ritirata. Alla Vuelta mi gioco l'unico grande giro della carriera di Steven Kruijswijk, e al Mondiale, all'Olimpiadi, un bis che non succederà mai, ma tanto siamo qui tra di noi, dico Alejandro Valverde. Allora, Sanremo, Sagan, perché prima o poi dovrà vincerla. Il Giro delle Fiandre, Sagan, Parigi-Roubaix, Sagan. Insomma, non ho tanta voglia di vedere Sagan vincere forse, quindi. Dopo la sparata ai mondiali, quindi lo pronostico sperando di portargli male. Alla Liegi, Alaphilippe dovrà vincerla prima o poi. A Lombardia facciamo Roglic. Al Giro non dico il nome che secondo me lo vince per scaramanzia, quindi dirò Nibali. Al Tour Geraint Thomas, sperando di portargli male anche qui. Non male che si faccia male, ma male che magari arrivi fuori dai 10. Alla Vuelta vado anch'io con Kruijswijk perché è l'unico che la prepara. Olimpiadi Roglic. No, Roglic l'ho già detto pure in Lombardia. Vabbè, vediamo anche Olimpiadi Roglic e Mondiale Valverde. Ma così veramente prima di vedere, devo vederli all'opera per avere un attimino le idee chiare, quindi faccio nomi un po' così. Allora, per me faccio a caso perché la mia Sanremo me la tengo per ultima. Allora, il nome per il Giro d'Italia che ha in mente Luca, lo dico io, ed è lo stesso che vince la Liegi, Olimpiade e Mondiale, è Remco Evenepoel. Qua ci credo un sacco, non è a scaramanzia niente. Fiandre Van der Poel, Parigi-Roubaix Van Aert, Tour Bernal, Vuelta più probabile che si giri in inferno, ma ci prova lo stesso Miguel Angel Lopez. Mentre la Sanremo la rivince Arnaud Demare, stavolta fa la Cipressa a 150 all'ora e prende anche la multa dell'autovelox. Chi è che hai detto che vince a Tokyo? Che mi sono perso? Evenepoel. Ah, ok. Bene, allora vi dico i miei anch'io senza pensarci troppo. Allora io dico alla Sanremo Gilbert, al Fiandre testa a testa Van der Poel Alaphilippe, alla Roubaix Van Aert, alla Liegi Evenepoel, al Giro Sivakov, al Tour Roglic per forza. Io alla Vuelta la penso come Albino, ma è dall'anno scorso che la stiamo chiamando, che prima o poi gira e rigira, qualcosa vincerà, e quindi Lopez. I giochi li vince Kwiatkowski, il mondiale lo vince un colombiano, però non saprei in questo momento chi, e in Lombardia un outsider, e dico Latour. Se posso permettermi, io che non avevo minimamente pensato a Lombardia, sogno un'azione da lontano alla Oliver Zaug, chiama non dimentica, e dico Thomas de Gent. Bello, bello. Anch'io mi sono dimenticato in Lombardia. Vediamo se Valverde ce la fa a vincerlo quest'anno o non lo butta a mare con le sue strampalate tattiche di corsa, che peraltro sono sempre le stesse. Siamo arrivati così alla fine di questa prima puntata della seconda stagione di Oltre la Corsa, il podcast di Swiver. Speriamo di aver detto tutto il dicibile, speriamo di aver azzeccato almeno un pronostico, io almeno spero quello della Liegi e quello del Giro. E ringrazio Luca, Ciao, grazie a te. Davide Ciao Ale, grazie a tutti. e Albino. Grazie a voi, alla prossima. Saluti a tutti.